ragazzi. Buongiorno, primo day after, non di domenica, oggi è lunedì. E se ieri ero incazzato, deluso, triste, incazzato, oggi sono molto, molto triste. Ieri, come ben sapete, si è giocata Palermo-Venezia. Io mi scuso per l'inquadratura, la faccia, per tutto, perché ci sono 2 gradi e ero in live su Twitch fino alle 5 del mattino con altri pazzi scatenati per finire la weekend league, parlare del Palermo e divertirci, e adesso sono le 7:20. Ho dormito praticamente, se non facciamo un incidente, tanto muore solo io. Praticamente ho dormito 1 ora e mezza circa. Forse un'ora e mezza, sì. Comunque, rimango dell'idea che sì, è brutto appellarsi agli errori arbitrali, ne ho già parlato ieri. La situazione per me non è stata chiara in quella partita, proprio non chiara, a partire dal gol loro, che per me è ancora fuori gioco. Io, rivedendo anche la linea che hanno tracciato loro, la testa del loro attaccante avanti, e col nuovo regolamento non c'entra il fatto che l'abbia toccata il nostro giocatore. Comunque, per passare al rigore non dato su Brunori, solare, palese, gigantesco, anche quelli di Sky hanno detto come ha fatto a toglierlo. Poi dai un rigore che non può togliere, perché non può toglierlo, quello era palesissimo, anche quello di mano. E poi anche il gol di Bettella tolto così per un fuorigioco ininfluente di Soleri, dove la palla passa a 8 atmosfere nell'area di rigore e fischia e da fallo e da punizione. La cosa è che se ci pensate, l'unica cosa positiva, a parte il pubblico, che sì, raga, l'inquadratura non è dei migliori stamattina, a parte il pubblico che è veramente stato meraviglioso sotto la pioggia, hanno cantato, hanno incitato. L'unica cosa positiva di questa partita è stata la forza di reazione, perché giocateci voi dopo un primo tempo dove gli ultimi 20 minuti ti hanno preso a pallonate, rientri in campo, giochi discretamente, crei occasione, ti danno il rigore, sei sicuro che ti danno il rigore per passare in vantaggio. Il rigore te lo tolgono. Anche se si è visto dalle immagini che tipo Di Mariano era vicino all'arbitro, si pensava che l'arbitro lo stesse per confermare, poi cambia idea. Manganiello mi deve spiegare un po' di cose di questa partita. E poi loro trovano il gol in una maniera molto fortuita, e per me era pure fuori gioco, ripeto. E dopo vai sotto, segni il rigore, lo sbagli il gol clamoroso davanti alla linea, quello lì, no, raga, io non ho avuto la forza di rivedere il gol sbagliato da Brunori proprio davanti alla porta. Matteo, ti prego, fai qualcosa, facciamo qualcosa, Matteo, andiamo a Lourdes insieme, ti ci porto io in macchina, vieni qua, c'è posto per Matteo Brunori, che non riesco a criticare, anche se ne ho lette di ogni. E poi, nonostante questo errore, riesci a segnare un altro gol e te lo annullano. La forza di reazione è stata pazzesca. Comunque, a parte tutto, raga, ci sono tante cose che non mi sono piaciute, ovviamente. Corini per me non ha ancora trovato la quadra. Corini ha paura. Io ne ho parlato nel corner rosanero, che è un appuntamento che faccio in live su Twitch. Ne abbiamo parlato venerdì sera. E vi invito a seguirmi su i social per sapere quando vado in live, anche per parlare del Palermo se gli va. Abbiamo parlato di questo timore di Corini. Corini ci tiene, Corini è un allenatore preparato, ci tiene, ama Palermo, non vorrebbe perdere questa sua opportunità di
di guidare il Palermo. Ma non lo fa per egoismo, secondo me, proprio perché tiene tanto alla piazza. E qualcuno direbbe: beh, basta dimettersi. Fatto sta che secondo me questa sua paura la sta, come si dice, la sta trasmettendo anche ai giocatori. Perché quando tu obblighi la squadra sempre, in ogni partita, in fase di non possesso, a passare al 5-3-2. Non fai star tranquilla la squadra. Cioè, è vero che la miglior difesa è l'attacco. Ah no, il miglior attacco è la difesa. La chiamiamo così, in questo modo. Quindi ti vuoi difendere per non subire gol o comunque provare a rischiare di meno, di subire, eccetera, eccetera. Però cazzo, ogni partita giochi col Venezia, che è ultima in classifica, che non merita quella posizione, perché la squadra comunque è ostica. Perché come individualità il Venezia è forte, poi che stia facendo male che è un altro discorso. Però cazzo, non puoi in fase di non possesso passare sempre al 5-3-2. Non ha senso, non ha senso, perché non fai star tranquilli i giocatori. Perché gli stai dicendo: ragazzi, entriamo in campo, l'obiettivo è non prendere gol. No. L'obiettivo per vincere le partite è quello di segnare, osare. Ma questa cosa non succederà a breve, perché penso che Corini abbia proprio questa paura di perdere, e sta paura la trasmette alla squadra, ai tifosi, a tutti, motivo per cui non prova mai nuovi. Cioè, se ci fate caso, anche i cambi sono tardivi, è vero, ma lui non fa i cambi fin quando non succede qualcosa. Ma l'abbia detto anche in live durante la reaction: finché non succede qualcosa lui i cambi non li fa. E questa è la cosa che non capisco. Cioè, che non capisco, che capisco, è palese, non so se la pensate come me. Ed è brutto. E ovviamente speriamo che le cose cambino, devono cambiare. Comunque, recuperatevi il video di ieri, quello che è uscito. Non penso, non so se uscirà la reaction qui sul canale, perché adesso vado a dormire 2 orette. Non lo so. Comunque, fatto sta che sono certo. Lo dico con tutto il cuore, sono certo che ne usciremo da questa situazione in un modo o nell'altro. Io ne sono super super sicuro. C'è gente che già parla di Serie C, bla bla bla, gli stessi che l'anno scorso parlavano di Serie D. Raga, è ancora molto lunga. E domenica sarà un'altra battaglia da affrontare. Però noi tifosi del Palermo e chi lo ama per davvero, l'ho già detto precedentemente, chiama Palermo, non perde mai. Un bacione e buona giornata, sempre Forza Palermo. Beh, mai più questa inquadratura però.